buonasera a tutti, benvenuti, grazie di essere anche così tanti oggi, che è il secondo appuntamento di Le Regole del Gioco, questo incontro organizzato da una galleria qui di Casalecchio, la Galleria Solea, con l'assessorato alla cultura del Comune di Casalecchio, in questo bellissimo spazio. L'ospite di questa sera, non penso che abbia grossi bisogni di presentazione, Marco Travaglio, giornalista al momento di Repubblica, Comunità, Micromedia, giusto? Esatto. Autore di libri che vendono decine di migliaia di copie. Autore di libri che parlano del nostro paese, delle regole del gioco, o forse in certi casi sarebbe anche meglio dire del gioco delle regole. E anche di coloro che le violano soprattutto. Che amano un po' giocare a dadi con questo. Le regole del gioco in Italia, ci sono regole che tutti rispettiamo in questo paese, Marco? Regole che tutti rispettiamo. Divieto di fumo nei locali pubblici, che è quello che mi dà più fastidio, quello sì, lo vedo abbastanza rispettato, no? Per il resto direi di no. Del resto è abbastanza, come dire, difficile chiedere il rispetto delle regole in un paese dove coloro che le regole le fanno sono i primi a non rispettarle. Sembra incredibile, ma sono riusciti a violare persino la legge Gasparri. Sembrava impossibile violare la legge Gasparri, invece si sono riusciti, sia con la nomina di Petruccioli del Consiglio d'amministrazione della RAI, sia come ha documentato stamattina Valentini su Repubblica, con questo assalto di Berlusconi alle televisioni. È una violazione della legge Gasparri, perché la legge Gasparri prevede la tutela del pluralismo, della parità di condizioni di accesso, eccetera. E infatti Valentini scriveva nel suo pezzo: non c'è bisogno di invocare la par condicio, basterebbe invocare la legge Gasparri se qualcuno l'avesse letta. Si pensava che l'unico a non averla letta fosse Gasparri stesso, che oltre a non averla scritta non l'aveva neanche letta, ma in realtà sono tanti quelli che non l'hanno letta, tant'è che in questi giorni tutti invocano la par condicio, mentre basterebbe la Gasparri, che non vale solo nel periodo elettorale, vale sempre. Senti, tu ultimamente stai presentando questo tuo libro che hai scritto insieme a Peter Gomez, Inciuccio, una parola che è usata spesso nel nostro paese, che ha radici molto profonde. Vi prefa, se non sbaglio, un grande giornalista, Giorgio Bocca, il quale fa risalire un po' la pratica dell'inciuccio a una pratica storica per noi italiani. Dal 1882 il governo De Pretis inizia quello che viene chiamato il trasformismo. All'epoca c'era un governo, allora la sinistra e la destra erano fatti un pochettino più per pochi intimi, inizia però una pratica di captare, intercettare e portare dalla propria parte gente che stava invece dalla parte avversa, in questo caso la destra. Una caratteristica che gli storici hanno individuato nel nostro sistema di paese, nel nostro sistema politico, è quella del trasformismo. Ma l'Italia che noi abbiamo vissuto in questi ultimi 10 anni, dal 94, cioè dal primo governo Berlusconi, è un'Italia trasformista? No, secondo me l'inciuccio è una cosa diversa rispetto al trasformismo. Il trasformismo è appunto prendere degli eletti dall'altra parte e portarli da questa parte, come ha fatto D'Alema con Mastella, Cossiga, Buttiglione, quando, dopo che era stato rovesciato Prodi, sostituì Rifondazione Comunista con alcuni pezzi dell'allora Polo delle Libertà. Quello è trasformismo. L'inciuccio è una cosa diversa, nel senso che ci si mette d'accordo con l'avversario restando ciascuno al suo posto. E quindi lo chiamerei trasversalismo più che trasformismo. Ieri sera abbiamo presentato questo libro a Milano, Paolo Mieli è venuto a presentarlo e ha fatto un intervento per me molto sorprendente, positivamente sorprendente, perché ha detto che questo libro mette il dito nella vera piaga dell'Italia, che è il trasversalismo, e il trasversalismo è peggio ancora del berlusconismo perché rende gli uomini immortali, chi è trasversale diventa immortale. Ed è vero, noi ci lamentiamo spesso della mancanza di ricambio delle classi dirigenti, del fatto che ci sono sempre le stesse facce, ci sono ancora Cossiga e Andreotti che parlano, è una cosa impensabile.
nessuno paga mai il prezzo dei suoi errori politici, morali, non si paga nemmeno il prezzo delle sentenze definitive, sono sempre tutti al loro posto e in realtà la loro assicurazione sulla vita è proprio il trasversalismo, cioè il fatto che a destra come a sinistra ci sono personaggi che si sorreggono a vicenda, o con i ricatti, o con gli affari in comune, o anche semplicemente con delle strane sintonie, e soprattutto per spirito di conservazione. Per cui si è creato un ceto politico che è diventato una specie di casta braminica come quelle indiane, all'interno del quale le differenze sono molto più abbreviate che non con i rispettivi elettori. Io penso che ci siano esponenti del centrodestra e del centrosinistra che si sentono più vicini con la parte cosiddetta avversa che non rispetto alla società civile. Tant'è che ogni volta che la società civile si fa viva con manifestazioni imponenti che minacciano la stabilità della poltrona di chi fa parte della casta, immediatamente tutta la casta insorge unanime e fa sponda e fronte comune contro gli invasori che arrivano dall'esterno, alzano i ponti levatoi e buttano olio bollente. È capitato nel 92 con Mani Pulite, quando la magistratura pretendeva di fare semplicemente quello che prevede la Costituzione e la legge, tutto il ceto politico si ritirò a riccio senza più nessuna distinzione fra destra e sinistra, e la stessa, che poi è uno shock dal quale non si sono ancora riavuti peraltro, e la stessa cosa è accaduta quest'estate quando si sono messe le mani sulle scalate e si è scoperto che erano trasversali, e la stessa cosa è accaduto quando questo ceto politico tentò di blindarsi con il cemento armato, con la bicamerale, contro ogni intromissione, quella che loro ritengono un'intromissione, che in realtà è il regolare controllo fra i poteri e i contropoteri, e la stessa cosa è avvenuta ogni volta che le piazze si sono riempite di girotondi, di no global, di disobbedienti o di obbedienti, e regolarmente la casta ha fatto fronte comune per sterminarli. Addirittura sono stati sterminati personaggi che minacciavano le regole non scritte ma ferree di questa casta, quando, non so, si affacciavano sull'orizzonte della politica dei leader o degli aspiranti leader, che chiaramente avevano il guinzaglio troppo lungo perché non ricattabili, e che quindi spiazzavano e disorientavano sia a destra sia a sinistra. L'odio che c'è stato nei confronti di Cofferati nei due anni in cui sembrava poter catalizzare tutti i movimenti insieme, io non ho mai capito se lo odiasse di più Berlusconi o D'Alema, francamente. Credo che fosse la stessa matrice, e infatti hanno provveduto. Quindi, secondo me, più che il trasformismo, noi siamo affetti da trasversalismo, del quale in questi giorni, in questi mesi, emergono anche gli aspetti affaristici che molti di noi avevano intravisto. A me era capitato di parlare della Merchant Bank di Palazzo Chigi un anno e mezzo prima che venissero fuori i nomi, i cognomi e i conti all'estero dei componenti di questa Merchant Bank, che oggi possiamo nominare e quantificare. Si vedeva che c'era anche un cotè affaristico in questo trasversalismo. Per fortuna adesso abbiamo anche le prove, ma almeno capiamo meglio le dinamiche di questi anni, perché altrimenti uno rimane attonito e dice: ma è possibile che si mettano sempre d'accordo? Ma perché si mettono sempre d'accordo? Ma noi in fondo questo libro poi l'abbiamo scritto perché, a furia di presentare gli altri in giro, l'unica domanda che ci veniva sempre fatta in tutti gli incontri da una o più persone era: ma perché non hanno fatto la legge sul conflitto di interessi? Questa era la domanda che ci sentivamo fare tutti i giorni. Allora, stufi di rispondere, anche perché ci vuole un po' di tempo per rispondere bene
abbiamo deciso di fare questo libro, che è appunto una serie di storie di vari inciuci, alcuni politici, altri televisivi, altri affaristici, altri giudiziari, che però hanno sempre in comune questa cosa, che non è che qualcuno passa dall'altra parte, ciascuno rimane dalla sua ma si mette d'accordo con l'altra parte e poi va a fare le sceneggiate in televisione urlando contro coloro con i quali si è messo d'accordo fino a un minuto prima. Io vi invito a spostarvi anche qui davanti, mettetevi tranquillamente seduti qua, perché vedo che c'è molta gente in piedi, soprattutto in fondo, mi pare. Se qui c'è il parquet, è molto comodo questo legno. Venite tranquillamente anche mentre stiamo parlando, non c'è problema. L'inizio, Marco, l'inizio dell'inciuccio è la bicamerale, siamo nel 1996, al governo c'è Romano Prodi, è stato eletto nelle elezioni di aprile e parte questo progetto di riforma. L'ennesimo progetto di riforma costituzionale, si mette in piedi una bicamerale presieduta da Massimo D'Alema. Lì si dice che c'è un po' come dire, il serbatoio di tutti i mali della politica recente, perché è da lì che ci sarebbe questo accordo, poi dopo l'avremmo definito bipartisan, adesso non so neanche più come lo definiamo, è da lì che parte l'inciuccio? No, secondo me la bicamerale è come si chiama quel coso che mettono fuori i sommergibili? Periscopio. Il periscopio. La bicamerale è il periscopio, cioè è qualcosa che affiora ma che segnala l'esistenza del sommergibile, che era in viaggio da tempo. Secondo me l'inciuccio inizia subito. Il primo governo Berlusconi dura 7 mesi. È una catastrofe epocale che però dura solo 7 mesi e che viene cancellato per tempo da Umberto Bossi, che affossa il primo governo. Il primo governo Berlusconi cade il 21 dicembre del 94. Esattamente due settimane prima, il 6 dicembre, la Corte Costituzionale fa una sentenza che dichiara incostituzionale la legge Mammì, cioè stabilisce che nessun privato può possedere più di 2 televisioni sul terrestre. Fininvest ne aveva 3 e quindi una la doveva vendere o mandare sul satellite, ma all'epoca il satellite era abbastanza agli albori. Questo è il principio che stabilisce la Corte Costituzionale: chiunque andasse al governo aveva il dovere di dare esecuzione pratica con una legge a questa sentenza. Berlusconi cade subito dopo, nasce il governo Dini, non se ne fa niente, ma è un governo tecnico per preparare le elezioni. Il 18 aprile del 96 si vota le elezioni politiche, Prodi vince le elezioni con un programma nel quale c'è appunto scritto qualcosa in più rispetto alla sentenza della Corte Costituzionale, perché il programma di Prodi era molto bello e soprattutto nel punto della televisione era molto bello, perché prevedeva che ciascun privato non potesse possedere più di una rete televisiva sul terrestre, cioè stabiliva che Berlusconi ne doveva vendere 2. Se Berlusconi ne avesse vendute 2, avrebbe dovuto venderle a 2 soggetti diversi e quindi noi avremmo avuto un panorama dove c'era la RAI e 3 soggetti privati che avrebbero fatto 3 televisioni commerciali diverse l'una dall'altra, che facessero capo a persone diverse, orientamenti diversi. Insomma, sarebbe stato un buon inizio di quello che si chiama il pluralismo, cioè pluralità di voci, una mi piace, l'altra non mi piace, insomma, c'era più scelta. Questo era il programma, se non che questo programma non è stato minimamente applicato per 5 anni. Nel 2002, tornato Berlusconi al governo da un anno, si discute alla Camera la legge Frattini, che è questa specie di barzelletta di legge sul conflitto di interessi che stabilisce che la mera proprietà di un'azienda non costituisce di per sé conflitto di interessi. Se uno è solo il mero proprietario, è poco, insomma, no?
fosse il mero fattorino per dire ma è il mero proprietario, che gli vuoi fare, no? Quindi è una legge che santifica il conflitto di interessi. Durante quel dibattito alla Camera, credo fosse il 28 febbraio del 2002, si litiga molto, il Polo accusa la sinistra di voler espropriare Berlusconi alla maniera delle prime brigate rosse, espropri proletari, e Violante prende la parola per dire, se avete visto il film Viva Zapatero, avete visto pure il filmato di quel meraviglioso discorso, e poi ogni tanto si sbagliano e confessano, no? Questi qua non se ne accorgono, ma confessano. C'è l'onorevole Anedda, capogruppo di AN, che li ha accusati di voler espropriare. Violante risponde così: ieri l'onorevole Adornato ha ringraziato il presidente del nostro partito Massimo D'Alema per aver detto che non c'è un regime. Io sono d'accordo con D'Alema, non c'è un regime sulla base dei nostri criteri. Però, cari amici e colleghi, se dovessi applicare i vostri criteri, quelli che avete applicato voi nella scorsa legislatura contro di noi, che non avevamo fatto la legge sul conflitto di interessi, non avevamo tolto le televisioni all'onorevole Berlusconi. Onorevole Anedda, la invito a consultare l'onorevole Berlusconi, perché lui sa per certo che gli è stata data la garanzia piena, non adesso, nel 94, quando ci fu il cambio di governo, che non sarebbero state toccate le televisioni. Lo sa lui e lo sa l'onorevole Letta, che sarebbe Gianni Letta. A parte questo, che è una bella parte, no? Una bella parentesi questa, no? A parte questo, la questione è un'altra. Voi ci avete accusato di regime nonostante non avessimo fatto il conflitto di interessi, cioè il conflitto di interessi l'abbiamo fatto, non avevano fatto la legge contro il conflitto di interessi, avessimo dichiarato eleggibile Berlusconi nonostante le concessioni, sapete che Berlusconi è ineleggibile in base a una legge del 57, cioè non bisogna mai dimenticarsi che una persona che non potrebbe nemmeno essere eletta è presidente del Consiglio da 5 anni. È una cosa incoraggiante, no? Un ineleggibile Presidente del Consiglio, c'è speranza per tutti. Voi ci avete accusato di regime nonostante non avessimo fatto il conflitto di interessi, avessimo dichiarato eleggibile Berlusconi nonostante le concessioni. Durante i governi di centrosinistra il fatturato di Mediaset è aumentato di 25 volte, no? Fine delle rivendicazioni di Violante, no? Cioè, oh, abbiamo pure moltiplicato per 25 gli utili che ci accusate di regime, e questa può essere una battuta, ma questo discorsetto agghiacciante, se avete visto il film della Guzzanti avete visto anche le facce di quelli che stanno vicino a Violante mentre lui fa outing, c'è Fassino che si passa una mano sulla testa come dire pure questa doveva tirare fuori, e c'è Visco che come una civetta impagliata dietro lo guarda con gli occhi a biglia che gli escono dalle orbite, e in effetti quello che sta dicendo Violante ha un certo spessore, anche perché non tutti i presenti nei banchi del centro-sinistra sapevano quello che lui ha detto, e cioè che nel 94, quando ci fu il cambio di governo, è stata data la garanzia piena all'onorevole Berlusconi che non sarebbero state toccate le televisioni, lo sa lui e lo sa l'onorevole Gianni Letta. Quindi c'è qualcuno che Violante conosce, che è andato da Berlusconi, presente Gianni Letta, all'epoca vicepresidente della Fininvest, e gli hanno detto state tranquilli, non tocchiamo le televisioni. Problema, glielo hanno detto quando è caduto il governo è caduto il 21 dicembre del 94, ma il 6 dicembre la Corte Costituzionale aveva già stabilito che nessun privato può possederne due, quindi che bisognava toccare le televisioni, che era incostituzionale il monopolio della televisione privata di Berlusconi. E quindi qualcuno in segreto ha promesso a Berlusconi di non toccargli le televisioni, cioè gli ha promesso di calpestare la sentenza della Corte Costituzionale. Indovinate chi è? Un nome a caso, esatto. Noi abbiamo ricostruito questo incontro perché D'Alema, che poi anche lui intanto confessa, è andato qualche giorno dopo quell'incontro da Funari, quando Funari andava ancora in onda, e gli ha detto sono stato da Berlusconi a casa di Letta, quindi l'incontro è quello lì. Passano due anni e Prodi vince le elezioni, passa un anno e Prodi vince le elezioni con un programma, come vi ho detto,
cioè si impegna con gli italiani a non solo dare esecuzione alla sentenza della Corte, ma ad andare oltre, cioè a stabilire che una rete per ciascuno. E poi c'era un'altra norma che diceva che chi possiede una rete non può fare politica, ovviamente, no? Quindi Berlusconi doveva vendere due televisioni e andare a casa. Questa era, non so se mi spiego, la differenza rispetto a oggi, che ne ha sei ed è a Palazzo Chigi. Una da casa, no? Questo era il programma, e vabbè, la differenza, no? Se non che poi quale dei due impegni è stato rispettato? Quello di Casaletta, di cui abbiamo saputo grazie all'outing di Violante, o quello agli elettori sulla base del quale abbiamo votato nel 96? Il primo hanno rispettato, non il secondo. Non so se c'era anche una decorrenza di questo accordo, cioè se vale ancora oggi questo accordo o se è scaduto. È una cosa interessante da chiedere, no? Prima di andare a votare, dice, ma quell'impegno di Casaletta vale ancora? No, alle volte, no, perché è vero, dateci i programmi, ma se poi vale ancora quello di Casaletta, il programma è quello. Ecco, questa è una cosa da sapere, se capitano dei candidati chiedeteglielo, perché è interessante saperlo, quanto dura il patto del, 90, del dicembre 94 in Casaletta. Lì comincia l'inciuccio. La bicamerale completa l'opera. La bicamerale non era semplicemente un'operazione per salvare Berlusconi dai processi, anche, ma era un'operazione per salvare la casta della politica da tutti i controlli indipendenti. Era proprio un monumento alla partitocrazia, era la riduzione della magistratura a una specie di protesi della politica. C'era già la separazione delle carriere, volevano separare addirittura il CSM nella bicamerale, le bozze le aveva scritte Boato, non Berlusconi, sembravano scritte da Berlusconi, ma le aveva scritte Boato, come nemmeno Berlusconi avrebbe saputo scriverle. E per il resto era la blindatura definitiva della partitocrazia contro nuovi rischi di mani pulite. Naturalmente Berlusconi ci è stato finché gli è convenuto, nel frattempo per tenerlo lì gliele hanno date tutte vinte, e poi al momento di prendersi il blasone di avere riscritto la Costituzione, Berlusconi gliel'ha tolto facendo saltare il tavolo, e ormai la legislatura era finita. Quindi la bicamerale è la prosecuzione di un inciuccio che è iniziato prima e che ha come fondamento gli interessi di Berlusconi. Quando noi facciamo questi discorsi ci dicono, ah, ma allora voi seminate il qualunquismo dicendo che sono tutti uguali. No, perché se fossero tutti uguali non mi stupirei affatto degli inciuci. È proprio perché è fra disuguali che è stupefacente l'inciucio. Perché voglio dire, se Berlusconi e i leader della sinistra fossero stati tutti iscritti alla P2, per dire, non sarebbe stupefacente se poi continuano a mettersi d'accordo. Il problema è che lui, come padre nobile, ha Licio Gelli, e dall'altra parte c'hanno Enrico Berlinguer. Allora forse è un po' spiazzato. Poi ci sono quelli che c'hanno Dossetti, poi ci sono quelli che, insomma, sono padri nobili diversi, Dossetti e Licio Gelli, Berlinguer e Licio Gelli. Allora com'è possibile che i figli di questi padri nobili poi trovino sempre il modo di mettersi d'accordo? È per questo che l'inciuccio è strano. Anche perché è un inciuccio asimmetrico, nel senso che Berlusconi ci guadagna sempre, il centro-sinistra ci rimette sempre. Questa è la cosa paradossale, no? Quindi la curiosità aumenta, no? Perché la prima domanda che ci fanno sempre è perché non hanno fatto la legge sul conflitto di interessi e perché hanno fatto la bicamerale. La seconda è, ma l'hanno fatto gratis o no? È una domanda legittima, proprio perché il do ut des ha un senso se si vede sia il do sia il des, ma qua si vede sempre il do, ma il des, qual è il des? E il des non... Ma il problema è proprio questo, quando ha visto quei passaggi su Delfine Raguzzanti con l'outing, quello che è chiamato l'outing di Violante, la prima domanda che ci si chiede è, ma perché? Se appunto un inciuccio è uno scambio, tu dici un inciuccio asimmetrico, uno scambio asimmetrico, abbiamo visto che ci guadagna, ma questo è un gioco a somma zero, dove uno guadagna e l'altro perde, però
Cioè, sembrerebbe, in superficie sembrerebbe che ci perdano. Insomma, loro non hanno dichiarato ineleggibile Berlusconi. Quando uno glielo rinfaccia dicono, vabbè, ma aveva avuto 10 milioni di voti, come si fa a renderlo ineleggibile? Faceva la guerra civile, vero. Non hanno fatto la legge sul conflitto di interessi, che è quella che dovrebbe rendere incompatibile chi è possessore di televisioni con la vita politica. Non lo volevano dichiarare ineleggibile, lo dichiari ineleggibile e fai una legge che gli impone di vendere le sue televisioni. Non l'hanno fatta, così se le tenute. Non hanno nemmeno risolto l'altra metà del problema, che non è minimamente risalente a Berlusconi ma è precedente, cioè il controllo della politica, soprattutto della maggioranza parlamentare sulla RAI. L'hanno lottizzata anche loro in maniera un po' meno incivile di quanto abbia fatto Berlusconi, ma l'hanno lottizzata fieramente anche loro, lasciandogli qualche posto in più di quelli che lui ha lasciato a loro quando è tornato al potere, ma l'hanno lottizzata. Non gli è passato per la testa che esiste una possibilità che servizio pubblico voglia dire pubblico e quindi non dei partiti. Loro considerano pubblico uguale dei partiti, cioè nostro. In realtà i partiti sono associazioni private, quindi pubblico non può essere dei partiti, perché se no è privato. La RAI non va privatizzata, già oggi è privatizzata, è sempre stata privatizzata dai partiti, bisognerebbe pubblicizzarla, cioè toglierla dalle zampe di questi signori che abusivamente la occupano da decenni e consegnarla finalmente ai legittimi proprietari, che sono i cittadini e anche coloro che lavorano in televisione. Non hanno fatto nemmeno questo, l'ha fatto Zapatero, l'ha fatto in Inghilterra da decenni, in Francia, in Germania, loro no. Loro l'hanno lottizzata. Il risultato di queste tre cose è che quando Berlusconi è tornato al potere si è trovato in mano la RAI senza colpo ferire, perché si è sempre fatto così. In più già c'aveva Mediaset, che se l'era portata da casa perché non gliel'avevano nemmeno tolta mezza di rete televisiva, e quindi 3 più 3, 6, poi una l'ha regalata, la più piccola, Rai 3, la riserva indiana, e soprattutto non ha trovato nessuna legge che gli imponesse di separare le attività imprenditoriali da quelle politiche. E dopodiché uno si meraviglia anche se lui ne ha approfittato, ma dico, ma chiamalo fesso, quando ti fanno tre regali di questo genere è ovvio, non devi nemmeno cambiare le leggi per fare tutto questo. Non ha dovuto cambiare le leggi per prendersi la RAI, gli è bastato utilizzare quelle che avevano utilizzato i suoi predecessori. Questo è il risultato finale. Se fosse solo che il centro-sinistra ha perso e ha vinto Berlusconi e basta, uno potrebbe dire vabbè, peggio per loro, gliel'hanno date tutte vinte e lui giustamente, che era morto, è risorto e ha vinto. Affari loro, la prossima volta si sceglieranno dei rappresentanti migliori. La tragedia è che sono affari nostri, tanto perché 5 anni sono stati veramente una devastazione, ma soprattutto dal punto di vista dell'informazione, che è un po' il filo conduttore del nostro libro, chi ci ha rimesso siamo noi. Mica i vertici dei DS, della Margherita, dei Verdi, dei comunisti italiani, eccetera. Quelli in televisione ci vanno dalla mattina alla sera. Pecoraro Scanio è ovunque. Di Liberto va persino da Anna La Rosa. Vanno anche a torte in faccia. Cioè non è il problema. Loro in televisione ci vanno. È che dalla televisione sono sparite le notizie. E la cosa non ha destato grande scalpore. Io non ho mai sentito un politico protestare perché in TV non si danno più notizie. Loro protestano solo quando non li invitano, quando non li invitano a sufficienza o quando non invitano le loro mogli, perché la nouvelle vague è portare le mogli anche in televisione. Rutelli ce l'ha da sempre in televisione. Adesso c'era Prodi che voleva, c'era la moglie che doveva andare a presentare un programma, per carità, secondo me è legittimo che la moglie di Prodi vada a presentare il programma Domenica In, ma protestare solo quando non viene consentito alla moglie di Prodi andare a Domenica In vuol dire o non aver capito niente di quello che è successo in televisione in questi anni,
Oppure averlo capito benissimo e considerare la televisione nient'altro che il cortile di casa dove ogni tanto fare un po' di passerella. Se ho capito bene, anche le proteste di questi giorni nei confronti dell'invadenza di Berlusconi in televisione, che va ormai da qualsiasi parte, credo che sia da Vespa mentre noi stiamo parlando, passato di lì un momento, un paio d'ore. Ma voglio dire, il fatto che si protesti perché lui va in tutte le televisioni come se quello fosse il problema denota quantomeno una scarsa conoscenza di quello che è successo in questi anni in televisione, perché se lui andasse dalla mattina alla sera in una televisione dove ci sono dei giornalisti con le palle e un pubblico super informato, ma lui farebbe delle figure ma barbine che poi smetterebbe di andarci. Cioè, il problema non è che vada Costanzo, il problema è che Costanzo è un suo dipendente. Il problema non è che vada Bonolis, è che Bonolis guadagna 40 milioni di euro all'anno che gli versa Berlusconi. Non è che vada Ferrara, è che Ferrara è stipendiato da Berlusconi, oltre che da Tanzi, dalla CIA e col mutuo di Fiorani, no, diversifica lui. C'è anche un mutuo da Fiorani, abbiamo scoperto recentemente, che spiega perché ne chiedeva con tanta foga la scarcerazione, no, perché sennò parlava giustamente, quindi scarceratelo se no parla, purtroppo. È un piccolo azionista, eh? È un piccolo azionista, non è un grande azionista. E il problema quindi è che lui incontra solo suoi dipendenti o comunque persone che se non fosse per lui non sarebbero lì. Io sfido chi, non so se avete presente questo Berti. Beh, è quella specie di ficus inanimato che ha presentato per qualche tempo il programma che stava al posto di quello di Biagi, no? È il nuovo Biagi, è il Biagi della destra, Berti, quello con quei rigadini tipo Chicago anni 30, che quando intervistava i ministri e quelli della maggioranza diceva, ma le domande erano sempre, ma come avete fatto a rispettare così in fretta tutto il contratto con gli italiani? Come fate a essere così bravi? Queste erano le sue domande. Quando intervistava quelli dell'opposizione, io mi lo ricordo una sera con Boselli, era un pezzo di televisione straordinario, c'era Boselli, il mite Boselli, e Berti che aveva ripreso colorito perché c'era uno del centro-sinistra da intervistare, gli ha fatto questa domanda, gli ha detto, come la mettiamo con tutte queste divisioni nel centro-sinistra? E Boselli gli ha detto, ma guardi, ringraziando il cielo, è un periodo che va abbastanza bene, insomma non litighiamo più come una volta, dunque permangono queste divisioni? Cioè, no, guardi, le stavo appunto dicendo, va bene, insomma, non gridiamo, ma insomma, per il momento non mi lamento. Dunque siete sempre più lacerati? No, guardi, le stavo spiegando, andato avanti così per 10 minuti, no? Dopodiché ha tirato fuori un libretto antico e ha letto una frase di Tacito e non c'entrava niente. Questo è Berti, no? Berti viene dall'ufficio stampa di Berlusconi, no? È stato messo lì perché era nell'ufficio stampa di Berlusconi, al posto di Biagi, ha messo uno dell'ufficio stampa di Berlusconi, no? Poi a un certo punto si sono resi conto che per la battaglia della campagna elettorale ci voleva uno più aggressivo e hanno messo Mimun, e Berti è tornato dove era partito, cioè a direttore di Isoradio. Isoradio è la radio del traffico, cioè addensamenti della circolazione a Rocco Bilaccio, queste robe qua, non lui dirige quella roba lì. Berlusconi l'altro giorno è stato ospite di Isoradio, ha fatto delle dissertazioni sulle cinture di sicurezza, gli spinterogeni, delle cose meravigliose. Ecco, il problema non è quello, il problema è che lui si trova di fronte solo ed esclusivamente o dipendenti suoi oppure persone che evidentemente sono lì grazie a lui, perché chi potrebbe mai immaginare di dare un programma a Berti onestamente, no? Quindi è chiaro che Berti gli è devoto, no? Il tutto in un panorama nel quale nessuno sa più niente, perché io mi sono occupato del caso Unipol anche su Micromega, sull'Unità, anche prima che arrivassero i giudici, perché non c'era bisogno dei giudici e delle intercettazioni per capire che le compagnie erano poco raccomandabili, ma trovo stupefacente che la storia delle tre scalate, che sono una peggio dell'altra, ma sono tutte intrecciate fra di loro,
la scalata Antonveneta da parte della Popolare di Lodi di Fiorani, la scalata RCS da parte di Ricucci e dei suoi amici, la scalata BNL da parte di Consorte dell'Unipol, hanno le stesse compagnie alle spalle e in tutte e tre c'entra Berlusconi, che è socio di Mediolanum, compagno di strada di Fiorani nella scalata all'Antonveneta. È socio dell'Unipol tramite la OPA di Gnutti e quindi partecipa pro quota alla scalata della BNL e ha messo un membro del consiglio di amministrazione di Fininvest, il banchiere Livolsi, insieme ad altri suoi amici alle spalle di Ricucci per scalare il Corriere della Sera. Quindi lui è complice di tutte e tre le scalate che oggi hanno una definizione unica, associazione per delinquere finalizzata all'aggiotaggio, alla truffa del mercato, eccetera, all'insider trading, eccetera. Ora, vi pare possibile che una storia di questo genere, così semplice, dove ci sono tre scalate, una sponsorizzata da Fazio e dalla Finanza Vaticana più la Lega, perché Fiorani ha salvato la banchetta fallita della Lega, una sponsorizzata da Berlusconi e una sponsorizzata da EDS, con gli stessi personaggi in tutte e tre, venga ridotta in televisione al caso Unipol? Io sono favorevole a parlare del caso Unipol perché ci sono molte vergogne, ma a patto che si completi il panorama, perché il caso Unipol è un terzo del caso delle scalate ed è incredibile che si chieda giustamente ai leader di esse di rispondere degli errori fatti, ma è veramente pazzesco che non si chieda a Berlusconi di spiegarci come mai lui ne aveva tre di scalate mentre gli altri, modestia a parte, una sola, no? Per dire, è veramente pazzesco questo fatto. Ecco perché lui va in televisione e parla del caso Unipol, perché ha la matematica certezza che nessuno sa che lui sta nelle altre due, e quelli che lo sanno, dato che sono suoi dipendenti o comunque che gli devono la carriera, non diranno mai e non faranno mai nessuna domanda su quel piccolo dettaglio, che lui era il capo della banda insieme al governatore Fazio, che lui peraltro ha difeso fino all'ultimo giorno, anche quando cani e porci in Nuova Zelanda dicevano che Fazio doveva dimettersi, lui continuava tetragono a proteggerlo. E perché manda Tremonti? Perché è l'unico ministro che si è opposto a Fazio. Quando Fazio è entrato in disgrazia, sono spariti tutti i ministri, compreso Berlusconi, ed è andato avanti Tremonti. Perché? Perché lui diceva, è perché io la so lunga su Fazio, l'ho combattuto, ma l'hanno fatto fuori perché combatteva Fazio. E loro sono così abili che quando serve Tremonti mandano avanti Tremonti perché fa bella figura, ce l'aveva con Fazio. Prima, quando si trattava di difendere Fazio, hanno fatto fuori Tremonti e mandavano in televisione tutti gli altri ministri a difendere Fazio, e questo può succedere soltanto in una televisione che tu controlli, che tu militarmente controlli, e puoi dire certe cose soltanto quando sai che i telespettatori non sanno assolutamente niente di quello di cui stai parlando. Per cui c'è chi ti conosce e quindi sa che sei un bugiardo e diffida, ma ci sono molti che non ti conoscono e non conoscono i fatti e che dicono, vabbè, dice le cose, davanti c'ha tre direttori di giornali che non dicono mai niente, scelti appositamente fra quelli afoni, e quindi alla fine uno dice, vabbè, sarà vero. Io a volte ho sospetto che non siano nemmeno i veri direttori di giornale, ma siano delle sagome di cartone che vengono piazzate sulle poltrone di Vespa, perché non si muovono, non fanno movimenti, no? Quindi potrebbero anche essere finti. Vi faccio solo un esempio a proposito delle scalate e poi mi taccio. È cominciata un certo giorno questa inchiesta, dopo che per mesi i giornali avevano già cominciato a dire che c'era un certo Ricucci che non si sapeva da dove veniva, dove aveva preso i soldi, l'ultimo domicilio conosciuto era Zagarolo, celebre per l'ultimo tango di Ciccio e Franco, faceva l'odontotecnico, si spacciava per dentista, denunciato per abuso della professione dentistica, poi un giorno, no, divenne il terzo miliardario d'Italia. Uno dice, ma da dove viene? I giornali se ne occupavano di questi strani personaggi, la politica no, o meglio ci lavorava con questi personaggi, ma Informazione, almeno qualche giornale, parlava di queste cose. Poi un giorno si scopre, lo scopre l'ANSA, la fonte ufficiale di tutti i giornali e le televisioni, che la Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sulla scalata Antonveneta. Tutti sapevano che tiri il filo di Antonveneta e vengono fuori tutti gli altri due. Tiri filo di Fiorani e viene subito Fazio, il primo che trovi è Fazio, poi c'è Bossi, Brancher, la banchetta della Lega, tutto il resto. Si sa che quell'inchiesta appena aperta avrebbe prodotto effetti devastanti, tant'è che il giorno dopo tutti i giornali, prima pagina, il Pool di Milano indaga su Antonveneta, nuova Tangentopoli, eccetera eccetera.
Era il 2 maggio dell'anno scorso. Quello stesso giorno il TG1 non ha dato la notizia dell'apertura dell'inchiesta. C'era sull'ANSA alle 5 del pomeriggio, non l'hanno data. Noi siamo andati a vedere perché dici magari è il giorno, non so, che hanno sparato i nostri soldati alla Siria, oppure sono venute giù le due torri, lo tsunami, magari è morto il Papa, magari non c'è stato tempo. No, quel giorno non era successo niente. TG1 quindi è partito col solito servizio politico, i soliti 17-18 segretari di partito che parlano in fila uno dopo l'altro dicendo frasette molto brevi. Servizio dall'Iraq, soliti 40-50 morti del famoso dopoguerra, dove muoiono più che durante la guerra, e poi comincia una serie di servizi di alleggerimento, 10 pezzi. Questa è la sequenza. 1. Le punizioni a scuola. 2. La piaga dell'obesità. Parte il servizio e il giornalista dice: obesità, si cerca di mettere a punto le strategie utili a evitare i danni provocati dagli eccessi di peso. È roba forte, no? Voi capite? Secondo servizio. 3. La pasta asciutta. C'è un modo semplice e piacevole per mantenersi in forma: mangiare pasta, nutre, è leggera e dà buon umore. Aumentano i consumi in Italia e all'estero. A Sorrento l'ha celebrata l'Accademia della Cucina. Una delle costanti dei nostri telegiornali è che c'è sempre l'angolo cottura, no? Cioè friggono sempre qualcosa durante questi telegiornali. 4. Caldo e spiagge. È il 2 maggio e questi già andavano per spiagge alla ricerca di gente intirizzita. 5. Questa è troppo bella. Un'anatra negli Stati Uniti ha deposto le uova sotto un albero del Dipartimento del Tesoro. Servizio del nostro corrispondente da Washington. Sesto, calcio. 7. La nuova campagna del governo contro la pirateria musicale. 4 anni a chi masterizza CD, galera. Non è mica un falso in bilancio, no? Quindi si può darci pesanti. 8. Il nuovo film di Batman. 9. Ho scoperto un nuovo pianeta. 10. Lancio della nuova fiction Rai, L'uomo sbagliato, che non è Petruccioli anche se sembra, e sull'Antonveneta assolutamente niente. Poi meno male che sono usciti i giornali, si è saputa la cosa. Questo per dire su quale paesaggio si affaccia Berlusconi con i suoi monologhi. Il problema non è lui con i suoi monologhi, il problema è il paesaggio. Il paesaggio lo fa lui, lo altera lui, i componenti li inserisce e li toglie lui, e quindi tutto ciò che non gli fa gioco è eliminato, tutto ciò che dà fastidio non c'è, tutti coloro che parlerebbero di ciò che dà fastidio li ha eliminati, ci sono soltanto quelli che garantiscono un certo fondale, che è il suo fondale. Prendersela oggi perché ci va è tardi, non ha più nessun senso, non ha significato. Lui va in televisione e dice: Prodi è stato amnistiato nel 90. Sapete chi è l'amnistiato? È lui, non è Prodi. Prodi non è mai stato amnistiato in vita sua, è Berlusconi che è stato amnistiato. Ha raccontato balle in tribunale sotto giuramento sulla P2, l'hanno ritenuto colpevole, è scattata l'amnistia e non l'hanno potuto condannare. L'amnistiato che dà dell'amnistiato a uno che non è mai stato amnistiato. Chi è che la sa sta cosa? Chi è che la sa? Chi legge qualche libro, chi legge qualche giornale? In TV l'avete mai sentito dire? No. C'è qualcuno in TV che è attrezzato per dire: ma scusi, l'amnistiato è lei, cos'ha una crisi di identità? Tende a trasferire sugli altri? No, perché è un fenomeno anche psichiatrico grave da cui lui è affetto da vari anni, però qualcuno dovrebbe dirglielo. Niente, assolutamente niente, non c'è, non esiste. Lui dice: la sinistra ha una grave questione morale, lo dice uno che ha alla sua destra Previti, alla sinistra Dell'Utri, davanti Cuffaro e dietro Flavio Carboni, che gli ha venduto la villa ed è imputato per aver ucciso Calvi impiccandolo sotto il ponte dei Frati Neri. Queste sono le sue compagnie e questo va in televisione a parlare di questione morale. E dato che nessuno gli ha mai detto: scusi, ci parla un po' di Licio Gelli, ci parla un po' di Previti, di Dell'Utri, di Mangano, di Flavio Carboni, di queste sue amicizie così
felici, no, proprio nella... invece niente, questo discorso non esiste, e quindi lui può giustamente fare la morale agli altri, l'immorale che fa la morale agli altri, e sa che nessuno gli rinfaccerà queste cose, anche perché lui ormai ha un elettorato assuefatto. Chi ha visto la faccia di Previti una volta poi non è che si meraviglia più di niente, insomma, quindi è evidente che i suoi elettori non si scandalizzano del fatto che lui sia dietro alle scalate, anzi magari sono contenti, mentre invece gli elettori della sinistra non perdonano i loro dirigenti nemmeno un centesimo di quello che gli elettori del centrodestra perdonano ai loro eletti, proprio perché la vera diversità della sinistra non sta più nei leader, ma sta negli elettori. I leader sono molto peggio dei loro elettori. E quindi lui, che la televisione la conosce e sa come si fa, prima tenta di buttare nel panico gli elettori del centro-sinistra con la collaborazione di Fassino e degli altri telefonisti Unipol, che hanno dato una buona mano a gettare disorientamento. Quindi lui prima li getta nel disorientamento sperando di buttarne qualcuno nel fronte degli incerti, e poi comincia un martellamento capillare per conquistare gli incerti. Primo messaggio è stato: siamo tutti uguali, no? Avete visto con quale gioia Cicchitto annunciava che la diversità della sinistra non c'è più, no? Invece di dire noi siamo diversi dalla sinistra, loro dicono sono sporchi anche loro, eh? È fantastico, cioè ormai hanno introiettato l'idea di essere lerci, no? Si consolano col fatto che sono lerci anche gli altri, no? E Cicchitto poi ha una storia personale tutta speciale, perché era della sinistra socialista con Riccardo Lombardi, poi è andato nella P2 e poi è approdato a Forza Italia, così è finita la diversità della sinistra, la sua era finita da tempo, no? Adesso si felicita che è finita anche quella degli altri. Senti, e Berlusconi lo conosce questo sistema, lo ha creato e oggi lo sta usando. Purtroppo è tardi e anche sfasata la polemica sul fatto che va troppo in televisione. Il problema è quello che trova intorno quando va in televisione, e su questo hanno gravi responsabilità coloro che in TV ancora ci sono andati in questi anni, cioè i leader dell'opposizione, e che hanno completamente abbandonato questi temi. Per cui oggi rinfacciare a Berlusconi la prescrizione del 90 o la corruzione dei giudici o i rapporti con la mafia potrebbe essere addirittura un boomerang, perché quello potrebbe dire: ma come, abbiamo fatto la bicamerale insieme e non l'avevate capito chi ero allora? Adesso lo capite perché ci sono le elezioni. La situazione è questa. Ecco, dicevi questa cosa qua dell'elettorato, della diversità dell'elettorato del centro-sinistra. Una cosa un po' stupefacente, che ti chiedo un po' te come la pensi. Il caso Unipol crea un grosso dibattito, una lacerazione all'interno del centro-sinistra. I molti casi che riguardano Berlusconi nell'elettorato, nell'opinione di centrodestra, dei suoi elettori, mi pare che non abbiano destato nessun dibattito. Ce lo spieghiamo questo? E certo, è quello che dicevo prima. Da un lato, chi ha votato per Previti o per Dell'Utri non può meravigliarsi se c'è pure qualche aggiotaggio. Insomma, l'aggiotaggio è quasi una medaglia rispetto al concorso esterno in associazione mafiosa e alla corruzione giudiziaria. Dall'altro lato si nota poco, cioè per esempio se noi andiamo in giro a fare le interviste per strada tra coloro che guardano solo la televisione, che sono la stragrande maggioranza, e chiediamo le risulta che qualcuno abbia preso soldi nella vicenda delle scalate, tutti risponderanno con Sorte e Sacchetti, che erano peraltro sconosciuti fino a un anno fa al grande pubblico. Nessuno risponderà: sì, ho saputo che l'onorevole Grillo di Forza Italia, l'onorevole Brancher, sottosegretario Forza Italia, l'onorevole Calderoli, l'onorevole Giorgetti, l'onorevole Bossi persino sono stati accusati di avere preso soldi da Fiorani, l'onorevole Tarolli dell'UDC, eccetera eccetera. Perché? Perché semplicemente, come dicevo, il caso delle tre scalate è diventato il caso Unipol, guarda caso si è parlato solo di quella che fa comodo a Berlusconi. C'è anche l'altro profilo, e cioè che a sinistra non c'è un padrone e dei sudditi, ma ci sono dei cittadini
e dall'altra parte ci sono vari leader con varie anime e varie concezioni della politica, per cui per esempio il caso Unipol ha destato scandalo fin da prima che intervenissero i magistrati con gli arresti e le accuse, perché esponenti del centro-sinistra hanno criticato l'atteggiamento appiattito dei DS sull'Unipol. Esponenti dei DS hanno criticato l'atteggiamento appiattito dei vertici dei DS, la CGIL si è dissociata, il Monte dei Paschi è scappato, le cooperative toscane si sono allontanate, i prodiani hanno criticato, Parisi ha parlato di questione morale in un'intervista molto bella al Corriere della Sera che abbiamo riportato, dove parla di questione morale a proposito dell'inciuccio che ha portato Petruccioli a diventare presidente della RAI su investitura di Berlusconi e dell'atteggiamento dei DS sulla scalata alla BNL. Nel centrodestra a nessuno è venuto in mente, a parte i soliti due o tre che conosciamo tutti per nome e cognome, perché sono tre che criticano ogni tanto Berlusconi, e cioè Fisichella che adesso è andato via e Tabacci, ho detto tre, ho esagerato, due, a parte loro nessuno ha mai messo in discussione, lì c'è un fideismo assoluto, c'è un padrone dei sudditi, lui paga e gli altri passano a prendere lo stipendio, ma questo aggrava l'errore di chi ha pensato di poter partecipare a una scalata invece di fare politica, perché intanto le compagnie erano già poco raccomandabili e poi perché Berlusconi era dentro a tutti e tre gli affari e quindi essendoci dentro sapeva molte cose e quindi le cose che si sperava da parte di costoro di fare sottobanco in realtà lui le ha tirate subito fuori. E poi l'indagine la fa la Guardia di Finanza e il suo entourage ha avuto queste telefonate, tant'è che ha cominciato a far uscire quelle di Fassino per vedere l'effetto che fa. E allora tu ti metti, oltre che con brutta gente, ti metti anche politicamente in una situazione che ti rende ricattabile. Oggi è in corso un ricatto grosso come una casa. Spero che si sia capito che l'entourage di Berlusconi ha tutte le telefonate del caso Unipol dalla Guardia di Finanza. Fatto uscire quelle di Fassino e ogni giorno al mattino al botteghino si apre il giornale con il terrore che il giornale pubblichi quelle di D'Alema o quelle di La Torre o quelle di Bersani. Si può andare avanti così, questo è un ricatto. Come si fa a disinnescare questo ricatto? Chi ha fatto le telefonate racconta per filo e per segno quello che ha detto nelle telefonate. Possibilmente la verità, perché se dici mi sono informato e poi non è vero, quelli ti smentiscono, però per disinnescare il ricatto bisogna che D'Alema e gli altri dicano che cosa diavolo c'è in quelle telefonate. D'Alema dovrebbe anche dire perché ha parlato con Fiorani, perché pare che ci sia una telefonata con Fiorani. La Torre, che non è Pio La Torre perché è morto, è un altro La Torre, Pio in un altro senso probabilmente, parlava con Ricucci, bisognerebbe sapere che cosa dicevano, perché tanto prima o poi ce lo troviamo sui giornali e poi queste telefonate che oggi sono segrete, quando diventeranno dominio degli avvocati, nel momento in cui si farà lo screening fra le cose da distruggere e cosa no, gli avvocati non sono tenuti al segreto e quindi le distribuiranno, e sono segreti di Pulcinella che prima o poi verranno fuori. Vogliamo aspettare che vengano fuori il giorno prima delle elezioni sul giornale di Berlusconi in edizione straordinaria in 3 milioni di copie, o vogliamo cercare di disinnescarli prima questi ricatti? Questa è la situazione nella quale si sono messi, è una situazione politicamente imbarazzante che chi ha creato dovrebbe in qualche modo pagare. Non è possibile pensare che non si paga degli errori politici, non c'è bisogno di essere arrestati per doversi dimettere, basta commettere dei gravi errori politici. Per carità, se è in campagna elettorale, in che c'è la campagna elettorale non si può toccare niente, però poi qualcuno dovrà rendere conto della difficoltà nella quale è stata messa la coalizione e soprattutto dell'imbarazzo che si è creato negli elettori, che ripeto ancora si ricordano di Berlusconi. Io giro parecchio, a volte mi invitano delle sezioni del DS, di solito si chiamano Enrico Berlusconi. Io sezioni Bettino Craxi non ne ho mai trovate, però ho letto nel libro di Fassino che Craxi aveva capito tutto mentre Berlusconi non aveva capito niente. E probabilmente c'è qualcosa di malato, ma che per fortuna non ha ancora preso piede nella base, che continua
Pensate, se quest'estate, invece di difendere i furbetti del quartierino con imbarazzanti interviste al Corriere della Sera, i leader dei DS avessero detto questa frase, era già stampata, scritta, pronta, bastava copiare biecamente. I partiti hanno occupato lo Stato e tutte le istituzioni, a partire dal governo, gli enti locali, gli enti di previdenza, le aziende pubbliche, gli istituti culturali, gli ospedali, le università, la Rai TV, alcuni grandi giornali. Per esempio, oggi c'è il pericolo che il Corriere della Sera cada in mano di questo o quel partito o di una sua corrente, ma noi impediremo che un grande organo di stampa faccia una così brutta fine. Questo è Enrico Berlinguer nell'intervista a Scalfari sulla questione morale del 1981. Bastava copiare, se lo conoscessero, bastava prenderlo, no? E ripetere esattamente: stanno attaccando il Corriere della Sera, ma noi impediremo. C'è una nuova P2 che si sta allargando, ma noi vigileremo. I partiti occupano la Rai TV, noi ce ne terremo fuori. E invece cosa hanno fatto? Contemporaneamente hanno fatto tutto il contrario, Petruccioli alla Rai. La scalata, il silenzio su Fazio, la difesa dei furbetti del quartierino, eccetera, e poi i risultati sono questi. E non è una storia finita, è una storia che è appena iniziata, questa vicenda qua. Quindi probabilmente dobbiamo tenerla d'occhio perché produrrà altri effetti, non per colpa di chi l'ha scoperta o di chi la sta raccontando, ma per colpa di chi le ha fatte queste cose, perché poi vengono criminalizzati i giornalisti perché le raccontano. Già, ma voi così mettete, no, noi raccontiamo quello che voi avete fatto, quindi voi non fate e noi non raccontiamo. Questa è la regola. Tre operazioni finanziarie di grosso profilo, si capirà dopo, che erano collegati tra di loro, di unico se ne è parlato molto, si è parlato abbastanza la maglia popolare italiana. Che il Corriere della Sera è difficilmente scalabile, da un lato sta in borsa la RCS, quindi teoricamente potrebbe essere scalabile, ma in realtà ha un patto di sindacato, cioè ha una blindatura di 15 azionisti, ciascuno con una piccola quota. Ci sono Tocchetti Provera, Della Valle, la Fiat, Mediobanca, Merloni, Lucchini, Geronzi, Ligresti, la Banca Intesa e Capitalia, sì, Geronzi e altri. Sono 15, hanno piccole quote, tutti insieme fanno più del 50%, e quindi se qualcuno non si sfila, il patto di sindacato è un castello inattaccabile. Eppure un signore che si chiama Ricucci ha ottenuto 2.000 miliardi di vecchie lire da Fiorani per scalare il Corriere della Sera e la Rizzoli. La domanda è chi gliel'ha fatto fare, visto che l'impresa sembrava disperata. Chi era il cavallo di Troia dentro il patto di sindacato che si era accordato con lui per uscire e fargli avere la maggioranza? Perché una banca come la Popolare di Lodi, che stava per prendersi la Banca Antonveneta, si svena con una quantità di miliardi così impressionante per un personaggio così improbabile come Ricucci? Queste sono le domande a cui né Ricucci né Fiorani rispondono, cioè rispondono con delle tipo "no, ci siamo sbagliati", cose di questo genere, che evidentemente se uno va a vedere l'entourage di Ricucci scopre che appunto il suo advisor è Ubaldo Rivolsi, è banchiere d'affari e è il consiglio di amministrazione di Fininvest. Che i suoi soci sono altri immobiliaristi come l'ottimo Coppola, quello con i capelli triangolo, no? Bisognerebbe arrestare il barbiere di Coppola, prima di Coppola, e altri, e tutti dalle fortune misteriose. E poi c'è il Briatore, che è un po' l'intellettuale del gruppo, no? Si
vanta di non aver mai letto un libro, e poi Agag, che è l'ex presidente dei Popolari Europei, è un giovane rampollo che ha sposato la figlia di Aznar, di cui Berlusconi fu testimone di nozze. Ricordate la missione, quello strano abito con le code di Romoli, sembrava Rocker Duke in Spagna. Ecco, poi Agag era della partita. Questi dovevano scalare il Corriere della Sera. L'operazione è saltata, e quindi noi ne parliamo in passato, perché poi le scalate, grazie ai magistrati che hanno infilato due o tre cimici nel posto giusto, fatto saltare tutto, fin da 0 a 3, ma se non fosse stato per la magistratura di Milano, se non fosse stato per Clementina Forleo, che Dio la benedica in eterno, riuscivano, dicevano 3-0. Clementina Forleo è un giudice che fa ben sperare, non è l'unico naturalmente, ma fa ben sperare, perché applica all'incontrario le regole del regime berlusconiano. Il regime berlusconiano che cosa ha insegnato in questi anni? Che se si trovi un marocchino imputato, lo devi condannare, meglio se per terrorismo, anche se non ci sono le prove, a prescindere, il marocchino si condanna, no? Così Calderoli è contento, eccetera. Mentre invece se ti trovi davanti un banchiere, un colletto bianco, uno che ha un reddito medio alto, laurea, ma anche non laurea, Ricucci, diciamo uno che ha un reddito medio alto, lo si assolve, no? Non lo si intercetta mai, perché sennò poi uno è costretto a procedere, perché se quelli li intercetti poi gli altri saltano fuori, quindi niente intercetti e poi si assolvono, questa è la regola. La Forleo fa esattamente il contrario, cioè si trova un marocchino accusato di terrorismo, ritiene che non ci siano le prove e lo assolve. Poi si trova davanti Fazio, Fiorani, eccetera, e li intercetta, no? Quindi non ha capito niente proprio di come va il mondo, di cosa che... Questa è una cosa che fa ben sperare, perché vuol dire che non sono riusciti... La nostra categoria dei giornalisti l'hanno completamente piegata, proprio è una... Non siamo riusciti a fare nemmeno mezz'ora di sciopero per la cacciata di Enzo Biagi, quindi figuratevi cosa ci vuole per far scioperare i giornalisti, salvo che per lo stipendio. Ma per invece per i magistrati, per fortuna, hanno retto. Questa è una cosa che io non mi aspettavo e che è positiva. Chiusa la parentesi, per fortuna ne parliamo al passato. Ne parliamo al passato per quell'incidente di percorso di quelle cimici nei telefoni. Per darvi l'idea di chi è Ricucci, non c'è mica bisogno dei giudici, dei conti, degli scatoloni che li hanno trovato nel sottoscala, non c'è bisogno di niente, c'è bisogno semplicemente di un po' di letture lombrosiane, no? Se uno conosce Lombroso, vede la faccia di Ricucci, capisce che c'è qualcosa che non funziona, no? Perché uno dopo i 40 anni, come diceva Dostoevsky, è responsabile della faccia che ha, e lui vuol dire che ha una faccia che costituisce reato, no, quindi bisognava capirlo già dalla fisionomica di Ricucci. Ma poi no, lo dico perché invece non l'ha capito chi lo doveva capire. Cioè, questo signore si stava prendendo il Corriere della Sera e c'era un silenzio di tomba. Ferruccio De Bortoli a maggio, il 15 aprile dell'anno scorso, prima dell'inchiesta, prima delle intercettazioni, scrisse sul Sole 24 Ore un pezzo che diceva: ma è possibile che l'opposizione non abbia nulla da dire sul fatto che un signore come Ricucci sta per impossessarsi del Corriere della Sera? La risposta fu un'intervista di Fassino, che disse che bisognava smetterla di guardare con la puzza sotto il naso questi immobiliaristi. C'è differenza tra chi specula sul denaro e chi produce come industriale, cioè quindi chi crea posti di lavoro e fa prodotti è uguale a coloro che fanno soldi sui soldi, no? Manco più marxisti sono questi qua, infatti Montezemolo ha dovuto dire: no, c'è una certa differenza tra la produzione e la speculazione. Montezemolo, no? Gliel'ha dovuto spiegare. Quindi Ricucci era funzionale all'attacco a tre punte delle tre scalate, quindi anche coloro che l'avevano sgamato non potevano parlare. Poi abbiamo anche sentito come parla Ricucci, e questo ve la dice lunga su quale lungimiranza aveva adottato coloro che avevano scelto Ricucci per aggredire il Corriere della Sera, perché Ricucci viene intercettato
e poi le intercettazioni vengono pubblicate, fin dal giorno in cui la Consob scopre il concerto dell'Anton Veneta, cioè scopre coloro che si sono messi d'accordo con Fiorani in segreto per fare incetta di azioni e superare così quella soglia del 30% oltre la quale non si possono comprare azioni se non lanciando un'OPA, un'offerta pubblica. Per cui loro raggranellare, è la stessa cosa che ha fatto Consorte per la Banca Nazionale del Lavoro, che ha detto al telefono a Fassino: abbiamo il 51% senza lanciare l'OPA, è illegale, è una violazione della legge Draghi. E questa è la cosa grave della telefonata di Fassino, che Fassino non gli dice che è illegale, Fassino prende nota, fa le somme, dice 2,17 più 5 più 2, ah sì, ne abbiamo il 51, ecco, questa è la cosa grave, non che dice abbiamo, è che non si rende conto che hanno violato la legge Draghi sulle OPA. Va bene, Ricucci, accusato insieme a Fiorani di concerto, si sfoga dalla Consob, si sfoga con il suo commercialista il 23 luglio, perché? Perché lui, se fosse dipeso da lui, avrebbe dichiarato l'alleanza con Fiorani, quindi è incavolato nero con Fiorani perché aveva voluto fare tutto a una, no? E quindi c'è questa telefonata fantastica col commercialista, Ricucci parla romanesco, il commercialista risponde in italiano, non parlo bene il romanesco ma cerco, scusa, io ho comprato 4 milioni di titoli con 54 milioni di euro, con 100 milioni di linee di credito, ma posso non fisciare una roba del genere? Ma qua stanno al ridicolo, allora è finito il mondo, eh? Do a me con Zop a mattina prima, no? Frazzoni gli risponde: ma poi tu cosa c'entri con gli hedge fund? Pausa. Hedge fund. Io non so manco che cazzo sono gli hedge fund. Assemblea è saltata lunedì, no? Il problema è riappropriarci dei nostri diritti di voto per fare l'assemblea del 5 agosto. Avevo detto io, guarda che la cosa dalla lista, famo a lista, famo proprio tutte queste cazzate che tanto non serve a niente tutta sta roba, stavano a fare i furbetti del quartierino. Ecco, il furbetto del quartierino nasce in una telefonata dove lui denuncia l'illegalità di Fiorani, cioè lui è una specie di docente di etica nei confronti di Fiorani che ha voluto fare le cose di nascosto, no? E poi va avanti e dice: allora, ma quando uno deve inseguire la strada maestra, ma a Napoli tocca via Autostrada del Sole, Roma Napoli, non è che tocca a Naso a Casilina e fa tutto il giro, no? Io non lo so, guarda, io vado al manicomio, ma che uno ha rubato? Ma se io avessi rubato, uno si deve nascondere, ma che cazzo, io non ho fatto niente, boh, non lo so, una roba incredibile, uno non può credere in un progetto, io credo nel progetto della Banca Popolare Italiana, punto fine, no, dice, è il concerto, e sarà pure il concerto, ma che cazzo mi frega niente questo concerto, no, ma che è una cosa del penale, finché non mi sto a mettere con dei ladri, mi sto a mettere insieme a una delle più grandi banche italiane, quattro imprenditori che sono più rispettabili di noi, fino a prova contraria. Ilonati, Minuti, questi stanno tutti a caso, la Popolare Italiana è quella che rubava ai morti, no? Quindi gente per bene. Basta, tanto te devi dichiarare perché c'eravamo rimasti solo noi questo cazzo del 5% e mezzo. Poi telefona Minuti e gli dà l'annuncio che sono stati beccati e che quindi da quel momento sono concertisti. Minuti è il padano, Minuti è bresciano. Prima frase parla Minuti e dice subito: porca troia, ecco il suo, è la sua entrée proprio, è la sua clausola stile delle conversazioni, porca troia. Ricucci: allora, da oggi siamo ufficialmente concertisti. E Minuti: concertisti, ma che c'è di nuovo rispetto a prima? E niente, perché ora è ufficiale, no? Ci hanno fidanzati ufficialmente da oggi, eh? Minuti: ma pensa a te, porca troia. Ricucci: allora, quando io dico le cose di un mese fa, ho detto fa un patto di sindacato ufficiale, io te già Giampiero, ma tanto che dovremmo nascondere, è così chicco, no? Questa la risolviamo. Ma il problema di fondo è un altro, ma che hai letto stamattina l'intervista di quel deficiente dei Tronchetti Provera sulla Repubblica di stamattina? Minuti, che ha un hangar con 100 Ferrari dietro la sua villetta a Brescia, ma non ha un solo libro in tutta la sua casa, risponde: no, nel senso che lui manco i giornali legge, no? Quindi hai letto l'intervista di quel deficiente Tronchetti Provera sulla Repubblica? Risposta: no, questi vogliono comprare il Corriere, ma non leggono i giornali, no? E legge della vacca e parla di vendete
c'è tutta l'intervista del dottor Tronchetti Provera, che loro sono il salotto sano, c'ha 45 miliardi di euro di debiti, è il salotto sano, diciamo, ma è una roba incredibile, ma pensa te, porca troia. Questi sono quelli che dovevano prendere il Corriere della Sera, non so se mi spiego, e di fronte ai quali abbiamo assistito per mesi all'afonia totale della politica, perché ciascuno appunto aveva la sua scalatina da andare avanti. Pensate, finito, ma c'è un'altra frase di un'altra telefonata che è straordinaria, in cui il Cucci si lamenta perché si sente strumentalizzato da qualcuno, sanno che lui ha molta liquidità e quindi lo vogliono usare. Allora lui dice questo: ah oh, ma che volete fare, i frosci col culo degli altri? Questo è l'aspirante editore del Corriere della Sera che stava per diventarlo se non fosse stato per quelle due o tre cinici piazzate al punto di tutto. Voi capite che quando nella Banca d'Italia, nella Consob, nell'opposizione parlamentare trovano un argine contro individui di questo genere che arrivano fino in fondo senza ostacoli mai, meno male che c'è qualche giornale libero che l'ha scritto e qualche giudice libero che li ha fermati. Però è triste che non ci sia nient'altro. Un'ultima domanda. ABN, Ambro, Gradese hanno preso un'offerta, BNL non si sa che fare, andrà comunque, sappiamo che Unipol non ne avrà il controllo totale, l'opera di fatto è fallita, però Ricucci mi pare che il suo 18% della vendita di tutto qualcosa ce l'abbia ancora per la sera o no? Sì, Ricucci è attualmente il principale azionista individuale del Corriere, non facendo parte del patto di sindacato non conta niente, per fortuna, ma comunque ha in mano un pacchetto di azioni che è quasi il 20% dell'RCS, perché ovviamente non vuole comprare più nessuno visto che la strada è fallita. Lui è rimasto lì con questo pacco di azioni di fatto inutili, e Anna Falchi si è pure sposata con la Comunità dei Beni proprio, ha sbagliato secolo, perché effettivamente il problema è c'è la popolare di Lodi con la nuova gestione che chiede di rientrare, lui che non sa come dargli i soldi e c'ha queste azioni che nessuno vuole, quindi sta cercando di rifilarle un po' per uno agli altri membri del partito di sindacato nella speranza che lo salvino, però se Dio vuole c'è una giustizia, insomma, quando uno fa il passo più lungo della gamba poi può capitare persino che la paghi anche in Italia. Questa è un po' la situazione. Noi ci siamo occupati di questa vicenda proprio perché il Corriere della Sera ancora una volta è stato al centro degli appetiti e i giornali contano poco purtroppo in Italia perché vengono poco letti, quasi tutti si rivolgono a un pubblico già predefinito, per cui l'Unità non sposta molti voti, la Repubblica non sposta molti voti, l'Espresso non sposta molti voti, dall'altra parte i giornali e Libero non spostano molti voti. Il Corriere invece è in una posizione mediana, è il giornale della borghesia milanese, è un giornale che invece qualche voto lo può spostare perché non è pregiudizialmente identificato con l'una o con l'altra parte. E infatti il Corriere della Sera è sempre stato, fin dai tempi del fascismo, noi abbiamo fatto un piccolo riassunto di tutte le scalate al Corriere, ci sono sempre scalate politiche, anche se poi sembrano finanziarie. Mussolini patrocina la scalata contro il Corriere di Albertini, che non era un comunista, era un liberale, però antifascista, proprio perché liberale. La P2 per conto di Licio Gelli, che è molto amico soprattutto dei socialisti e degli andreottiani, si impossessa del Corriere della Sera negli anni 80, ecco perché Berlinguer parla del Corriere della Sera in quelle interviste dell'81, ci sono molti tentativi di intimidire il Corriere da parte di Berlusconi negli ultimi anni, c'è addirittura un mobbing da parte degli avvocati di Berlusconi di Previti che porta alle dimissioni di Ferruccio De Bortoli perché si ostina a difendere i cronisti giudiziari che raccontano i processi
di Milano, e poi dato che nemmeno le dimissioni di De Bortoli servono, perché comunque Mieli mantiene la linea del Corriere, che non è una linea né pro né contro, ma che insomma quando c'è da dire qualcosa lo dice, e soprattutto la cronaca la fa e i fatti li racconta, e beh, allora si decide di cominciare, di sganciare di contro una scalata ostile, intanto per fare paura e poi probabilmente per assaggiare il terreno. Noi, lo dicevo, siamo qui a valutare il coitus interruptus, nel senso che è stato interruptus quest'estate, ma se fossero andati avanti come sarebbero andate a finire queste tre vicende non lo sappiamo, e soprattutto non sappiamo che cosa sarebbe successo dopo, perché Berlusconi aveva tutto l'interesse a portare il Corriere nell'orbita governativa in vista della campagna elettorale, ma Berlusconi ha anche degli interessi industriali enormi, e ci sono due società facilissimamente scalabili, come la Telecom e credo anche come le Generali, che da alcune telefonate si intuisce che erano probabilmente i bocconi successivi nel caso in cui questa nuova P2 con la protezione del governo e della Banca d'Italia fosse riuscita a piazzare i primi tre colpi. Berlusconi, grazie alla Gasparri, può espandersi, l'ha detto con Fornieri, per un volume d'affari dal miliardo ai 2 miliardi di euro, 2.000 o 4.000 miliardi di lire, e quindi ambisce da sempre ad associare la sinergia televisione e telefonia, quindi a papparsi Telecom. Tronchetti Provera è talmente indebitato che pensano per allora di uscirne con lucrose plusvalenze, e quindi probabilmente questo era un disegno per risistemare un bel pezzo del capitalismo italiano e dell'informazione italiana, che fortunatamente è andato in fumo per una piccola pietra d'inciampo costituita dalla magistratura milanese, ma questo deve fare riflettere sulla mancanza di anticorpi, non tanto di regole, visto che questi incontri sono dedicati alle regole, perché le regole ci sono, ma per la mancanza di gente che le faccia rispettare. Il presidente della Consob Cardia sarà una bravissima persona, però si è scoperto di recente che il figlio è consulente della Popolare di Lodi, e voi capite che viene male il ruolo di controllo se il figlio prende soldi dal controllato. Fazio, abbiamo saputo e scoperto tutti i legami anche affettivi che legavano lui e la sua famiglia con Fiorania, eravamo ai baci, agli incontri furtivi passando dal retro, eccetera eccetera. Quindi non mancano le regole ci sono. Tra l'altro questa inchiesta è potuta iniziare grazie a una legge approvata senza accorgersene dal governo. Nella fretta non si sono accorti delle conseguenze devastanti di quello che stavano facendo. Hanno recepito una direttiva europea sul market abuse, cioè sugli abusi di mercato, che consentiva di alzare le pene e quindi di intercettare i telefoni anche per il reato di aggiotaggio, che fino a un anno fa non si poteva. Ad aprile è passata questa legge, a maggio già la Procura di Milano intercettava a scrollare. Loro non se ne erano manco accorti di quello che avevano approvato, no? Perché si vede che nessuno di loro ha fatto aggiotaggio, quindi è un reato che era un po' trascurato ancora, e quindi loro sono molto forti sulla corruzione, sul falso in bilancio, sulla mafia, queste robe qua hanno più dimestichezza, ma sul falso l'aggiotaggio l'avevano trascurato, e quindi è passata questa legge e immediatamente dopo è stata applicata, quindi la regola c'è, manca qualcuno che la faccia rispettare. La legge Draghi c'è, poi le OPA diventano una finzione perché ciascuno raggiunge il 51%, magari è successo altre volte, stavolta consolante che non si erano riusciti a farla franca, ecco. Certo, io provo molta invidia per gli Stati Uniti, ieri è iniziato il processo Enron, sono terrorizzati gli imputati perché rischiano l'ergastolo, c'è gente di 60 anni che se gli danno 20 anni praticamente muore in galera. Da noi i processi per falso in bilancio dovete vedere la faccia degli imputati, insomma, sembrano loro i giudici, la faccia più brutta ce l'hanno i giudici e sembrano gli imputati, perché in realtà sono processi di fatto inutili. Ecco, questo, noi prima di denunciare i rischi del capitalismo dovremmo provarlo almeno per un giorno il capitalismo. In America ce l'hanno, il capitalismo prevede botte da orbi a chi viola le regole del capitalismo, da noi è tutto più casereccio.